Fondi per il sistema fognario di Monasterace, chiesto il processo anche per l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta. Le Fiamme Gialle si riorganizzano, istituite 4 nuove compagnie nella provincia di Reggio Calabria. Arrivano i dati della Camera di Commercio per le imprese della città metropolitana di Reggio Calabria, il saldo 2018 è positivo. Processo confine 2, il PM chiede l'ergastolo per Ruga, ordinò l'omicidio del fratello. Calabria Sud, al centro la sanità calabrese e le sue criticità, e intanto all'ospedale di Locri arrivano le Iene. Telemia Sanremo, seconda serata più fluida, grandi applausi per Pippo Baudo, Mannoia, Mengoni e Cocciante incantano il pubblico. Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Telemia. In apertura parliamo del processo sui fondi del sistema fognario di Monasterace, che ha coinvolto anche l'ex ministro ed ex sindaco di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta. Sono 13 gli indagati per l'udienza preliminare prevista per il prossimo 21 febbraio. C'è anche l'ex ministro per gli affari regionali ed ex sindaco della città di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta, tra i 13 indagati per i quali la procura di Locri ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse a vario titolo di falso, occultamento di documenti, peculato e distrazione di risorse. L'indagine del sostituto procuratore Ezio Arcadi, che coinvolge anche tecnici, dirigenti comunali e regionali ed imprenditori, è quella relativa ad un finanziamento regionale destinato all'ottimizzazione del sistema fognario di Monasterace al depuratore consortile di Camini. Gli indagati, che dovranno comparire dinanzi alle GUP di Locri alla prima udienza preliminare già fissata per il prossimo 21 febbraio, sono Alessandro Amato, Domenico Brizzi, Giuseppe Caminiti, Giuseppe Carnuccio, Bruno Cundari, Gerardo De Agostino, Caterina Denise, Salvatore Epifanio, Giuseppe Graziano, Bruno Gualtieri, Maria Carmela Lanzetta, Vito Micelotta e Domenico Sodaro. Per la procura di Locri sarebbe stato speso 1.600.000 euro, senza che nessun risultato sia stato conseguito per l'interesse pubblico, tant'è che ancora oggi Monasterace Superiore sversa per intero i liquami ubicati in pozzi al di sotto del ponte che attraversa la Fiumara Assi e la condotta di collegamento fra la frazione Campo Marzo e Monasterace Centro è seriamente danneggiata all'altezza della Fiumara Assi. Altro contesto simile è quella Monasterace Centro, che continua a smistare i liquami nel vetusto depuratore ubicato in contrada Lambrosi. Una parte di questi, sostiene il PM, viene sversata in una stradella interpoderale, da dove poi finisce nella Fiumara Stilaro. Inoltre, per come contestato dalla procura locrese, le attrezzature elettromeccaniche necessarie alla messa a regime del sistema, pur risultando agli atti acquisiti al procedimento come realizzate all'ispezione del tecnico incaricato dell'ufficio, risultano assolutamente mancanti ed anzi asportate, residuando esclusivamente qualche raro quadro elettrico. Il PM ipotizza che alcuni funzionari regionali, che avrebbero dovuto vigilare sulla regolare esecuzione dei lavori e sul rispetto della convenzione stipulata con il comune di Monasterace, omettevano qualsiasi tipo di controllo al loro riguardo, sia dal punto di vista formale che sostanziale, sulla complessiva funzionalità delle opere a fronte del progetto del finanziamento concesso. Tutte ipotesi d'accusa, naturalmente, ancora da dimostrare in un confronto dinanzi a un giudice terzo. Si riorganizza la Guardia di Finanza. Dal 1 gennaio infatti è entrata in vigore la riforma dei reparti territoriali delle Fiamme Gialle. Per la nostra provincia, per la provincia di Reggio Calabria, sono state istituite 4 nuove compagnie. Dal 1 di gennaio 2019 è entrata in vigore la riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, disposta con apposito provvedimento ordinativo del Comando Generale. Intima ratio della revisione organizzativa è difatti quella di assicurare a livello nazionale una più capillare presenza delle Fiamme Gialle sul territorio, elevando e ramificando il livello e la capacità rappresentativa del corpo. Nel territorio della provincia di Reggio Calabria, la riorganizzazione interna dell'architettura del corpo ha previsto l'istituzione di 4 compagnie che concorreranno, aggiungendosi ai reparti già esistenti, allo svolgimento della mission istituzionale di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico nazionale, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea.
Più nel dettaglio, alle dirette dipendenze del gruppo Reggio Calabria sono state allocate 4 compagnie, le neo istituite compagnie Reggio Calabria e compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria e le preesistenti compagnie Villa San Giovanni e Merito Porto Salvo. La riforma, attuata proprio nell'anno in cui il Corpo festeggia i 245 anni della sua fondazione, giunge dopo l'istituzione della Polizia Economico-Finanziaria, avvenuta con il decreto legislativo 19 di marzo 2001, numero 68. Risponde all'esigenza di adeguare la struttura ordinativa della Guardia di Finanza alle sempre maggiori richieste di intervento istituzionale dettate dall'attuale contesto socio-economico. Parliamo ora di imprese, lo facciamo in positivo. I dati della Camera di Commercio, infatti, sulle aziende della città metropolitana di Reggio Calabria parlano di un tasso di crescita dell'1,06%. Sentiamo i particolari. La città metropolitana di Reggio Calabria è la seconda realtà calabrese per numero di aziende, dietro solo alla provincia di Cosenza. Il tessuto imprenditoriale reggino chiude il 2018 con un saldo positivo che sfiora le 53.000 aziende. A fronte di 2.727 nuove realtà si contano 2.173 cessazioni, un saldo positivo di 554 imprese. L'elaborazione dei dati della Camera di Commercio traccia il quadro della situazione. Negli ultimi 6 anni, infatti, il numero delle imprese attive è complessivamente cresciuto del 4,7%, una variazione positiva di oltre 2.000 unità. La performance annuale di crescita appare migliore di quella media regionale, circa il doppio di quella nazionale. Il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonio Tramontana, all'uscita dei dati annuali dell'Osservatorio Camerale relativi al 2018, si esprime in merito, asserendo che il quadro delle informazioni statistiche conferma la validità del nostro territorio. Sempre più imprese popolano la nostra economia e tra queste sono sempre più frequenti quelle che scelgono di adottare forme organizzative più strutturate, più capaci cioè di reggere alle pressioni competitive attuali, soprattutto in chiave di accesso ai mercati internazionali. All'interno del sistema produttivo reggino particolarmente diffuse sono le ditte individuali, esse rappresentano il 68% delle imprese totali. Meno numerose sono le società di capitali che corrispondono al 16,6%, cresciute del 6,1% nel corso dell'ultimo anno, rappresentando la categoria imprenditoriale di maggior sviluppo. E infine le società di persone che corrispondono all'11,6%, sostanzialmente in linea con la performance dell'anno precedente. I dati relativi al 2018, afferma Klaus Algeri, presidente di Confcommercio Calabria, lanciano dei segnali molto incoraggianti e ci mostrano come nella nostra regione sia alta la voglia di fare impresa, pur avvertendosi segnali di indebolimento da non trascurare. Occorre sostenere ancora questa validità imprenditoriale, attuando delle politiche che consentano alle imprese di rimanere sul mercato. Questo creerebbe dinamiche positive sia a livello economico che occupazionale. E ora parliamo di un altro processo, il processo Confine 2. Il PM ha infatti chiesto l'ergastolo per Giuseppe Ruga, per il sostituto procuratore. Ruga sarebbe il mandante dell'omicidio del fratello Andrea. Il sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Giovanni Calamita, ha chiesto la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno della durata di 18 mesi per Giuseppe Cosimo Ruga. Secondo l'accusa, infatti, sarebbe stato proprio lui il mandante dell'omicidio del fratello Andrea. E questo quanto emerso nel corso della requisitoria del processo denominato Confine 2. Richieste di condanne, inoltre, sono state avanzate dalla DDA Regina anche nei confronti di altri 9 imputati alla sbarra, per un totale di oltre 60 anni di carcere. Tra le richieste più alte, quella di Giorgio Vertolo, richiesta di 18 anni, e Vincenzo Emanuele, 15 anni di carcere. L'operazione fu condotta da oltre 100 militari del gruppo Carabinieri di Locri, con l'ausilio di unità cinofile dell'ottavo nucleo elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, che diedero esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della DDA presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti di 14 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione tipo mafioso, omicidio, danneggiamento, rapina, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali, intestazione fittizia di beni, delitti tutti aggravati dalla circostanza dell'agevolazione mafiosa della cosca Ruga.
Tale attività investigativa è stata denominata Confine 2 proprio perché ha visto concentrarsi l'impegno dei militari del nucleo investigativo del gruppo di Locri nei territori dell'Alto Ionio Reggino a cavallo del confine con la provincia di Catanzaro. Le indagini iniziarono a seguito del brutale assassinio di Ruga Andrea avvenuto nel gennaio 2011 a Monasterace, delitto inquadrato sin da subito dagli investigatori dell'arma come un regolamento interno alla cosca Ruga. Infatti, dalla complessa ricostruzione svolta dagli inquirenti è emerso che a volere la morte della Ruga Andrea sarebbe stato proprio il fratello Cosimo Giuseppe, il quale, una volta terminata la lunga detenzione e ritornato in libertà, aveva ripreso a pieno titolo le redini della cosca, decidendo quindi di eliminare il fratello Andrea, con il quale vi erano forti divergenze. Il processo è stato aggiornato al prossimo 13 febbraio, data in cui discuteranno le parti civili e inizieranno le prime arringhe difensive. E ora ci spostiamo all'ospedale di Locri, dove sono arrivate a sorpresa le Iene, una visita non graditissima per l'unità di crisi che si era appena messo al lavoro. Vediamo. Messa in crisi dal blitz delle Iene ieri mattina, l'unità di crisi convocata dal direttore generale facente funzioni dell'ASP Pasquale Mesiti per iniziare ad affrontare con la partecipazione attiva dei rappresentanti dei sindaci della Locride la situazione della sanità nell'area. Il blitz delle Iene, durato circa un'oretta, oltre a rallentare i lavori della commissione, si è caratterizzato per i violenti attacchi mossi soprattutto nei confronti del direttore generale Mesiti. Comunque, nonostante questo imprevisto, l'unità di crisi ha effettuato un primissimo monitoraggio delle criticità presenti all'interno del nasocomio locrese, assumendo alcune interessanti iniziative. A conclusione della riunione, alla quale oltre al direttore generale Mesiti hanno preso parte il direttore sanitario dell'ospedale Domenico Fortugno, il responsabile dell'ufficio tecnico Giuseppe Galletta e i quattro sindaci del territorio, Caterina Belcastro, primo cittadino di Caulonia, Giovanni Calabrese, sindaco della città di Locri, Francesco Candia, sindaco di Stignano e Rosario Rocca, sindaco di Benestare. I primi cittadini della Locride, frastornati anche dal blitz delle Iene, hanno esternato forti preoccupazioni, soprattutto perché, ha affermato il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, è emersa in modo palese, per ammissione degli stessi responsabili ospedalieri, la gravità della situazione in cui versa il nosocomio locrese, compresa quella inerente alla sicurezza infrastrutturale dell'ospedale. La riunione è stata aggiornata a breve per meglio affrontare tutte le situazioni di criticità che impediscono all'ospedale di Locri di garantire puntualmente i livelli essenziali di assistenza LEA ai cittadini, due sostanzialmente le decisioni adottate ieri dall'unità di crisi, innanzitutto preoccupati dallo scenario drammatico emerso dall'incontro che non ha fatto altro che confermare le criticità più volte denunziate. I sindaci hanno chiesto al direttore generale, dottor Mesiti, di informare con la massima urgenza il commissario regionale Cotticelli. Qualche nota positiva è emersa semplicemente per la sistemazione degli ascensori. Infatti, i lavori sarebbero già avviati da alcune settimane, pur essendo stati posti sotto sequestro, la magistratura ha dato la possibilità di effettuare i lavori necessari a rimetterli in sesto, oltre che in sicurezza. La seconda indicazione emersa ha riguardato l'idea, condivisa da tutti, di trasferire ai piani bassi i reparti dell'emergenza-urgenza, ad iniziare dalla cardiologia, che dovrebbe essere allocata in ambienti più congeniali alla tipologia del reparto e che al momento sarebbero stati individuati nei locali dell'ex stenteria. Ma per realizzare questi spostamenti, hanno precisato i sindaci Calabrese e Candia, occorre un provvedimento specifico effettuato dal vertice aziendale comprensivo, anche dell'indicazione delle risorse necessarie a poter effettuare tutti gli eventuali adeguamenti strutturali. E restiamo in tema sanità, parliamo ancora dell'ospedale di Locri. Sono stati raggiunti telefonicamente ieri durante il programma Calabria Sud il sindaco di Locri Giovanni Calabrese e l'onorevole Vandaferro. Noi abbiamo detto e continuiamo a dire che il problema dell'ascensore è emblematico perché è banale nello stesso tempo. Che se non si è in grado di risolvere un problema banale, sicuramente non c'è la volontà di risolvere gli altri problemi.
Ok, perché non si risolve il problema del pronto soccorso? Abbiamo denunciato che ci sono i turni, i medici che non hanno il cambio turno, l'abbiamo fatto un anno fa, due anni fa, ed è successo fino allo scorso sabato. Abbiamo denunciato il problema della TAC che funziona quando qualcuno la fa funzionare, abbiamo denunciato il problema che non c'è risonanza magnetica, abbiamo denunciato il problema degli articoli dei concorsi per primario che non vengono fatti. Attenzione, questa cosa qua, dei concorsi per primario, l'abbiamo detto centinaia di volte. Oggi ci viene detto, come ci ha detto tre anni fa, che vogliono fare i bambini i concorsi. Noi non ci crediamo più. Calabrese, lei ravvede una responsabilità della classe medica anche? Io dico che c'è la responsabilità di chi ha amministrato e continua ad amministrare. Ma scusate, ma quale cambiamento c'è stato, no? Quando poi alla fine sono le stesse persone. Cioè, cambia il generale, cambia il non generale, cambia il commissario, sono sempre gli stessi che gestiscono e decidono le sorti dell'ospedale. Guardate che è raccapricciante questa cosa. È raccapricciante. Quindi non c'è la volontà di costruire una sanità adeguata in quell'ospedale, malgrado la presenza, fortunatamente dico io, di tanti medici, operatori sanitari capaci, competenti, che non vengono messi in condizioni di lavorare. Con De mi dice, creando il caso mediatico solo sull'ascensore, noi creiamo diciamo. Ma quale è solo sull'ascensore? Ma scusate, ma vi posso dire una cosa? Abbiamo denunciato il problema dei turni, dei primari, di tutto. Ma il caso mediatico sull'ascensore? Il caso mediatico è su tutto. Oggi ricade sull'ascensore perché davanti all'ascensore emerge la cazzonaggine di tutti, tra il termine, che non sono in grado capaci di risolvere l'ascensore. Ed emerge in modo lampante questa cosa, no? Perché magari sono altre cose che difficilmente non sono facili soluzioni. Il problema dell'ascensore è una cretinata. È una cosa palese, e quindi, ecco, una cosa che e si... lì si capisce l'incapacità. L'incapacità e soprattutto emerge il manevrismo, l'indolenza di chi gestisce, che mandava le denunce tre mesi fa, continuano a fare nulla. Oggi hanno sostituito stamattina, hanno sostituito la ditta dell'ascensore, hanno cambiato ditta. Dopo tutto questo tempo. Poi ne passeranno altri 3, 4, 5 mesi e noi continuiamo a stare sempre con l'ascensore in quelle condizioni. E pagheremo una ditta per un'emergenza per le emergenze, pagheremo i portantini che andranno su e giù per i piani, ma sono cose accettabili queste, io non le accetto. Ecco. E quindi continuo a denunciare, me ne frego dell'immagine, perché l'immagine è già stata deturpata, e sapete la deturpata? Tutta questa situazione. Ecco, riguarda anche, ovviamente è un provvedimento nazionale, ma potrebbe toccare anche la Calabria. Ma toccherà tutte le regioni, perché ovviamente è tutto ciò che in qualche modo avrebbe dovuto semplificare e rendere, insomma, dalle imprese piuttosto che alle professioni la vita più semplice a tutti, ma devo dire, tranne qualche piccolo spunto che abbiamo in qualche modo portato avanti con il Fratelli d'Italia, per il resto insomma siamo insoddisfatti, a partire dalla fatturazione elettronica, che secondo noi dovrà partire in modo graduale rispetto alla grandezza delle aziende, perché pensare che oggi un'anziana che ha una bottega nel 2019 possa poter emettere con semplicità una fatturazione elettronica in molti posti, dalla Calabria all'Abruzzo, alle Marche, dove neanche arriva spesso internet, credo che sia una follia. Più in tante altre problematiche ho accennato anche ad un'Italia a 10 velocità, dove ci sono ancora ospedali come nel caso di Lodi, dove si muore perché un ascensore non funziona, e probabilmente su questo bisognerebbe un po' pensare alle cose da fare realmente, non al diritto degli spot pubblicitari. Ecco, lei ha seguito le vicende dell'ospedale di Locri, l'argomento della trasmissione poco fa c'è l'intervento del sindaco, ora sono con altri due dirigenti medici qua in studio. Ovviamente l'interrogazione parlamentare lei l'ha fatta dopo la vicenda clamorosa anche degli ascensori, che un po' diciamo ha creato un clamore mediatico nazionale. Non si può morire nel terzo millennio per un ascensore rotto, non si può mettere nelle condizioni i medici, i paramedici di lavorare in strutture che non sono da terzo millennio, non è più consentito a niente e a nessuno in qualche modo di non dare la possibilità ai calabresi di curarsi nella propria terra. Come intitolò qualche tempo fa il Sole 24 Ore, il più grande ospedale del nord è l'ospedale dei calabresi. Spendiamo molta immigrazione sanitaria, abbiamo grandissime professionalità ma che non sono messe nelle condizioni di poter intervenire al momento giusto e con le giuste modalità. Io credo che da questo punto di vista auspico, del resto, insomma, un'indagine è già stata aperta
qualche mese fa dalla Procura della Repubblica, anche rispetto ad eventuali, che a me non risultano, ma che chi conosce le carte potrebbe vedere, insomma, approfondire commissioni con la criminalità organizzata. Auspichiamo che al più presto. C'è in discussione lo scioglimento dell'ASP, dell'intera ASP. Il Consiglio dei Ministri doveva pronunciare già la scorsa settimana. Siamo in attesa. Guardi, io sono del parere, come ero del parere, che la politica doveva riappropriarsi contro il commissariamento, ma non, ovviamente non mi riferisco al generale appena nominato, al quale io auguro un buon lavoro, però la politica doveva riappropriarsi e combattere qualunque forma di commissariamento negli anni appena trascorsi, ma anche passati, parto dal presupposto che forse la sanità dovrebbe essere centralizzata nuovamente come funzione allo Stato, perché fino ad oggi della sanità, devo dire, si è fatto soltanto un bacino elettorale, nominando persone, poi molti casi, ovviamente non voglio generalizzare, anche rispetto alle ultime nomine dove esistono dei brillanti professionisti, ma voglio ricordare a tutti quanti che i commissari sono stati prorogati, poi nominati direttori generali, insomma la solita solfa che in qualche modo non guarda mai alla qualità delle scelte e soprattutto alla qualità dei servizi, ma guarda al bacino di consensi. E questo non è, onorevole, le faccio fare una domanda. E ora andiamo in pubblicità, a tra poco. Bentrovati alla seconda parte del TG News, parliamo ancora di ospedali, stavolta però quello di Soverato, infatti è in atto una protesta pacifica da parte degli addetti alle pulizie per la situazione di precarietà in cui sono costretti a vivere, sentiamo. Spesso si racconta da queste latitudini che il lavoro manca. Nel caso che abbiamo registrato e che portiamo all'attenzione, il lavoro c'è, ma mancano gli stipendi, o meglio, sono al limite della sopravvivenza. Parliamo dei lavoratori addetti alle pulizie nell'ASP 7 per conto della ditta Segi di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, i quali da mesi denunciano una situazione di precarietà economica ed esistenziale con stipendi di circa 300 euro al mese, quando riescono a percepirli. Stipendio, ci dicono a gran voce gli operatori in forza all'ospedale di Soverato, in tutto circa una trentina, già tagliato 2 anni fa anche a causa della riduzione degli orari di lavoro attuata dalla precedente ditta, la SGS di Reggio Calabria, alla quale è subentrata l'attuale. Per non parlare del sovraccarico di lavoro concentrato in 1 ora e 50 minuti, ci dice Sabrina Mellace, delegata sindacale determinata insieme agli altri ad andare avanti a combattere per tutelare i suoi diritti. Siamo qui per protestare proprio su una violazione dei nostri diritti. Siamo un po' stanchine perché sinceramente andiamo avanti da parecchio tempo in questa situazione che è molto degradante. Si lavora e non veniamo pagati sinceramente. In 1 ora e 50 non possiamo neanche svolgere il lavoro che si dovrebbe svolgere, però noi facciamo sempre di tutto per mantenere un attimino anche per i pazienti e per noi stessi, il personale dell'ospedale. Lavoriamo in un modo e garantiamo la pulizia e tutto il resto, però sinceramente ci va a discapito anche la nostra salute, sinceramente, perché non penso proprio che in 1 ora e 50 si può fare quello che stiamo facendo noi. Ci dicono che versano, ma siamo sempre lì, sempre a prendere in giro, magari ci versano un qualcosa, poi dobbiamo aspettare mesi e su mesi. La 13ª, dopo tanto, l'abbiamo ricevuta, la stiamo prendendo un po' alla volta, neanche tutti, praticamente è sempre, c'è un tratto che andiamo, è da 2 anni che andiamo avanti così. Cioè un pagamento quando vogliono loro, però noi lavoriamo, cerchiamo di garantire sempre il meglio, sempre. Abbiamo scritto, abbiamo fatto denunce e diffide sia presso l'Ispettorato del Lavoro, la direzione LASP di Catanzaro, e io mi auguro tanto con tutto il cuore che si prendano al più presto provvedimenti, perché sinceramente siamo arrivati al limite e non ce la facciamo più. Siamo mamme di famiglia, abbiamo una dignità, sinceramente non ce la toglierà nessuno, pretendiamo anche il rispetto e pretendiamo, cioè, i nostri diritti, e non ci ferma nessuno perché non abbiamo paura di nessuno. Parla Giusy Belviso, che spiega il suo carico di lavoro. Oltre quell'ufficio di 400 metri quadri ne ho altri 2, sempre da fare in 1 ora e 50, più un altro ufficio molto grande che sono le vaccinazioni, che dovrebbero essere pulite come si deve, ma io in 1 ora quello che posso fare lo faccio, e in più faccio il possibile, e in più mi viene pagata
mi veniva pagata prima 8,62 come supplementare. Da giugno io ho questa ora supplementare pagata a round e come vogliono loro. Cioè a rimborso chilometraggio, non più a ore supplementari, e ho dovuto combattere per avere i miei diritti. In più abbiamo, come tutti, io parlo per tutti, abbiamo una situazione, ognuno ha la sua situazione nelle proprie case. Io personalmente ho solo ricevo il mio stipendio quando lo ricevo, che tutto è tranne uno stipendio, che mi vergogno anche a dirlo, ed è una vergogna. E in casa mia entrano solo i 500 euro di invalidità di mio padre. E abbiamo 780 euro di mutuo, e più le bollette, le cose, che l'Equitalia ci sta mangiando. A chi gliele devo mandare? All'ASP, alla ditta? A chi gliele devo mandare tutti questi problemi miei? Dunque, non abbiamo un contratto, non ce l'abbiamo, non l'abbiamo firmato, non sappiamo dove è andato a finire non questo contratto. Paghe. E poi firmiamo buste paghe. Non noi firmiamo non... buste paghe, proprio niente, proprio a zero. Ci stanno proprio siamo l'esaurimento. Io voglio dire all'ASP di Catanzaro, al direttore generale, di mettersi sì una mano sulla coscienza e di prendere provvedimenti al più presto, perché sinceramente la situazione la sa, ma non da adesso, da parecchio tempo, perché sono quasi 2 anni che sopportiamo e siamo arrivati al limite. A noi non interessa di chi è la colpa, ma solo che qualcuno difenda la nostra posizione, sottolineano i lavoratori durante il sit-in pacifico davanti all'ospedale Soveratese. E nonostante l'insostenibile situazione che vivono, continuano per senso di responsabilità a prestare la loro opera nel nosocomio, ma sottolineano, se le cose non dovessero cambiare, dalla prossima settimana incroceremo le braccia, come già proclamato attraverso il sindacato. I compari danno sempre una mano ai compari, soprattutto se sono in difficoltà perché braccati dagli sbirri. L'appoggio ai latitanti è una regola sacra nell''Ndrangheta e Francesco Trunfio ha spiegato ieri davanti al collegio del Tribunale di Palmi come il gruppo Mazzaferro garantisse la latitanza di Giuseppe Crea, pezzo da 90 dell'omonimo clan di Rizziconi. Trunfio, pentito da dicembre scorso, è stato chiamato a testimoniare per il processo Spazio di Libertà, riguardante tra gli altri argomenti anche la protezione dei latitanti. Cambiamo argomento, parliamo della manifestazione che si terrà a Roma il 9 febbraio. Proprio in vista di ciò la CGIL si è riunita a Lamezia per parlare di lavoratori, giovani e pensionati. Sentiamo. Pronti per questa manifestazione, segretario? Sì, c'è un buon clima, crediamo che ci sarà una bella partecipazione, i temi sono importanti, perché poi parlare di sviluppo, di lavoro, soprattutto in una regione come questa, è fondamentale. Quindi chiediamo al governo di cambiare la sua politica, le sue scelte, e tenendo assieme quindi quelli che sono i bisogni di chi cerca lavoro, a partire dai giovani, ma anche chi cerca anche altre tutele come la sanità, come il fisco che sia più leggero, quindi con meno tasse sul lavoro e sulle pensioni, e poi c'è il tema delle pensioni. Beh, prima di arrivare alle pensioni, che è un tema caldo, in Calabria sono altri due temi caldi: la sanità, oltre ovviamente al lavoro e ai nostri giovani che vanno via. Ecco, sulla sanità credo che anche qui bisognerebbe aprire un bel tavolo importante, segretario. Sì, vi sono altri tagli alle risorse per la sanità, penalizzano soprattutto quelle regioni che hanno più difficoltà. Hanno più difficoltà a garantire i servizi essenziali, dove le persone per curarsi sono costrette o andare al privato o a pagamento o andare in altre regioni, quindi è una tassa sulla salute che molti pagano, e quindi chiediamo veramente di investire su un bene essenziale, perché ci sono alcuni diritti fondamentali come l'istruzione, la sanità, che ovviamente non si possono distinguere da regione a regione. Lei prima ha citato le pensioni, quota 100, boom di richieste, soprattutto al sud, soprattutto dove il lavoro manca, e soprattutto in Calabria, insomma, dove siamo arrivati a 1000 richieste in pochissime ore. Cosa diciamo di questa quota 100, segretario? Ma prima di fare un bilancio su quante domande verranno accolte e dove verranno accolte, io aspetterei un po' di settimane. Perché ad esempio le prime domande le hanno fatte chi non aveva lavoro, perché chi aveva lavoro doveva dare un preavviso, quindi non sono convinto che alla fine saranno soprattutto le regioni meridionali a utilizzare questo strumento, anzi per come è fatto quota 100, che fra l'altro è una misura transitoria, finisce fra 3 anni, non è quindi il superamento della legge Fornero, che rimane purtroppo tale. Comunque anche in questi 3 anni ha dei requisiti d'accesso, pensiamo ai 38 anni di contributi, che ben difficilmente lo possono raggiungere tante persone, donne
chi ha lavori discontinui precari, pensiamo a interi settori come l'edilizio, come l'agricoltura, pensiamo ai forestali della vostra regione e pensiamo soprattutto appunto al meridione, perché le carriere, il lavoro nel meridione sicuramente non è continuativo e quindi noi vogliamo veramente una riforma della legge Fornero strutturale e che dia risposte a queste categorie, a queste fragilità, che differenzi anche il tipo di lavori, perché ci sono dei lavori più pesanti, più faticosi, che è bene mandare le persone prima in pensione, e risolva anche il problema della prospettiva previdenziale dei giovani, cioè un ragazzo dobbiamo dirgli anche per te ci sarà un futuro previdenziale. L'ultima, segretario, si parla anche di una quota 100 che potrebbe anche svuotare gli enti, si parla per esempio del comune di Lamezia Terme dove addirittura sarebbero già arrivate 20 richieste, più 7 che erano già previste nel 2019 di pensionamenti, rischia seriamente l'ente di svuotarsi. Sì, nel pubblico impiego c'è questo problema, anche perché l'età media dei lavoratori pubblici per effetto del blocco di questi ultimi anni è molto alta, quindi la possibilità di accedere a quota 100 lì esiste. Non so quanti lavoratori l'accoglieranno perché degli ostacoli ci sono nell'accedervi. Ovviamente c'è una pensione più bassa, ovviamente c'è il fatto che il TFR, TFS, l'indennità di licenziamento verrà dato con molto ritardo. Ci sono delle ragioni per cui probabilmente non tutti quelli che hanno diritto accederanno, però è vero, si porrà questo problema, tant'è a maggior ragione perché poi la legge di bilancio ha previsto il blocco delle assunzioni fino a novembre, quindi un controsenso che si genera, da un lato favorisco l'uscita, dall'altro non creo le condizioni per una sostituzione adeguata. Torniamo sull'omicidio Parretta, il giovane ucciso a Crotone, la città lo ha voluto ricordare attraverso un'associazione. Una nuova associazione per ricordare Giuseppe Parretta e lavorare tra le nuove generazioni nel solco della legalità. Si chiama Ad un passo da te ed è stata presentata a Crotone nella sede di Libere Donne, nello stesso luogo in cui il 13 gennaio del 2018 venne ucciso Giuseppe dalla mano assassina di Salvatore Gerace. L'hanno messa su un gruppo di giovanissimi, per lo più amici dello sfortunato diciottenne. Presto avranno una loro sede messa a disposizione dall'ATERP lungo Corso Messina. Ovviamente oltre alla legalità ci occuperemo di tante iniziative. Ne abbiamo già mandata qualcuna come il concorso letterario che in tutte le scuole della Calabria, 800 scuole. Poi c'era il torneo della legalità che vedrà tutte le scuole di Crotone partecipare e questo è un modo per diciamo, aggregare tutti i giovani nella legalità. Un lavoro corale tra i giovani, per i giovani che hanno voglia di cambiare e di dire fortemente no ai soprusi e a tutte le violenze. Meno male che ci sono questi giovani. Questi giovani meravigliosi, questi giovani belli, no? Che hanno tante cose importanti dentro, dei valori e questo è anche merito delle famiglie, che ci sono tante belle famiglie a Crotone, quindi questi giovani che hanno voglia di fare, la voglia del riscatto, quindi questa è un'associazione Ad un passo da te di Giuseppe Parretta che nasce per avere un riscatto di questo territorio che è un territorio dove c'è tanta indifferenza, quindi questa voglia di questi ragazzi di fare delle iniziative importanti per aiutare a sviluppare un territorio che sta piangendo, un territorio che ha difficoltà in questo momento. Ecco, il ricordo di suo figlio indelebile resterà nella nostra società anche grazie a ragazzi che hanno dato vita a questa associazione. Un ricordo che manterremo sempre perché comunque Giuseppe credeva in tante cose, quindi questo ricordo continuerà a vivere attraverso loro e tanti altri ragazzi come loro che hanno voglia di fare cose importanti per questa Calabria, per questo Crotone che diciamo ha fatto un po' da prostituta, nel senso che da tutti viene usato come una prostituta dove tanti politici passano ma nessuno lascia niente. Ecco, quindi questa ribellione di questi ragazzi, questo urlo di questi ragazzi per la voglia di cambiare, di avere un cambiamento, e qui non stiamo facendo politica ma stiamo facendo la politica della famiglia, ecco, dei valori che manca, quindi rimettiamoci in gioco e diamo una mano. Questa notte quattro diportisti di nazionalità francese si sono arenati con la loro imbarcazione nel litorale del comune di Caulonia, precisamente nei pressi del Ponte Allaro. I quattro sono stati tratti in salvo da una motovedetta della Guardia Costiera di Roccella Ionica sotto la guida del comandante Giuseppe Rolli. Ora cambiamo argomento, andiamo a Rosarno dove continua la polemica sugli alloggi popolari. In particolare riguardo a chi destinarli, se ai rosarnesi o agli immigrati. Intanto è atteso il vertice in prefettura per il prossimo 12 febbraio.
I 36 alloggi popolari di contrada Serricella Rosarno, da poco ultimati, che la Regione Calabria ha voluto costruire per i migranti stagionali, avevano creato un vespaio di polemiche dopo la proposta lanciata dal sindaco Giuseppe Età di dare una parte di questi anche ai rosarnesi disagiati e senza casa. L'iniziativa del sindaco non era stata vista di buon occhio da una certa parte politica, dalla Chiesa e da certa stampa, tanto da conquistare le cronache sui quotidiani e le TV nazionali. Ora pare che la proposta non era poi così strampalata e discriminante come qualcuno l'aveva definita, perché anche dalla FLAI CGL la soluzione viene vista di buon senso e vede positivamente la possibile convivenza tra rosarnesi e migranti nelle palazzine popolari. Un'integrazione benedetta dal sindacato di sinistra, che però ha una discriminante: la tempistica. L'assegnazione in tempi brevi permetterebbe di risolvere in parte la questione della baraccopoli di San Ferdinando. Il dibattito in queste settimane è aperto tra tutte le parti interessate, a cominciare dalle istituzioni, in primis la prefettura, per arrivare ad una rapida soluzione e quindi allo smantellamento definitivo della degradata tendopoli. E proprio il prossimo 12 febbraio si terrà una riunione tra i comuni dell'area portuale, la prefettura di Reggio Calabria e la regione, a cui le case popolari appartengono. E dalle stanze comunali del primo cittadino rosarnese filtra un certo ottimismo. Al tavolo di martedì prossimo l'amministrazione pensa di portare a casa un risultato. L'ostacolo da superare è proprio il vincolo per cui sono state finanziate e poi costruite le palazzine di via Serricella e via Maria Zita, alloggi che dovrebbero ospitare gli stagionali africani, ma a Rosarno si crede e si pensa che la partita sia ancora aperta. Il binomio migranti Rosarno è stato ed è potenzialmente esplosivo. Ricordiamo la rivolta di qualche anno fa, una bomba sociale da disinnescare al più presto e arrivare ad una soluzione condivisa tra le parti, che parla di integrazione fattiva tra italiani e immigrati intorno ad un vero problema complessivo per quella realtà: la carenza di abitazioni e di case sia per i rosarnesi che per i lavoratori extracomunitari. Una soluzione salomonica, quella voluta dal sindaco Ida, che se approvata e accettata rivelerebbe una saggezza ed un equilibrio di giudizio raggiunto da tutte le parti interessate. E continua il Festival di Sanremo. Ieri sera, la seconda serata, grandi applausi per Pippo Baudo, mentre La Mannoia, Mengoni e Conciante hanno incantato il pubblico. Sentiamo il nostro inviato. La Mannoia, che con la sua classe si è esibita intonando il suo ultimo singolo dell'album personale, e poi in duetto con Claudio Baglioni ha eseguito il suo cavallo di battaglia, Quello che le donne non dicono. È entrato anche Pippo Baudo, Ariston tutti in piedi per quanto concerne la comparsa del noto conduttore italiano, e quindi si è riformata la coppia a distanza di 16 anni. Dopo Zelig sul palco, Claudio Bisio ha ritrovato Michel Hunziker. Marco Mengoni ha emozionato e si è emozionato sul palco dell'Ariston, dove è tornato ospite ancora una volta per il duetto con il cantautore scozzese Tom Walker in Ola, la hit radiofonica. Ironia sul vice premier da parte di Pio e Amedeo, i due emigrates foggiani. Lui non è pericoloso, all'inizio dice peste e corna, ma poi due o tre anni dopo ti ama. Con noi meridionali ha fatto la stessa cosa, riferendosi ovviamente al ministro degli interni Matteo Salvini. Emozione alta sul palco dell'Ariston con Riccardo Cocciante pianoforte nero e Claudio Baglioni pianoforte bianco sulle note di Margherita. Infine le figlie di Pino Daniele, Cristina e Sara, hanno ritirato sul palco dell'Ariston il premio Città di Sanremo. Maestro Dario Faini, direttore d'orchestra sia di Mahmood che degli ex Otago. Allora, una presenza la sua al festival che testimonia anche un'edizione dove la musica è davvero di qualità rispetto al passato. Sì, è un Sanremo, è una vetrina perfetta di quello che sta accadendo oggi nella scena italiana, qui dall'urban alla trap, al cantautorato indie, alla tradizione, c'è veramente di tutto. La cosa particolare è che tanti big paradossalmente sono sconosciuti a un pubblico più adulto, ma è questa proprio la sfida e la bellezza del festival di quest'anno: far capire e far conoscere a tutti cosa sta accadendo davvero in Italia a livello musicale. Ci vuol dire qualcosa di più sugli artisti
che lei praticamente accompagna durante l'esibizione? Bah, Alessandro Mahmood credo sia un autore incredibile, sia davvero uno dei più innovativi oggi sulla scena italiana, riesce ad unire la forma canzone italiana contaminandola con colori trap, urban, esotici, e questa cosa per me è proprio lo specchio anche di quello che accade a livello sociale in Italia, e lo trovo un interprete incredibile. Con lui abbiamo fatto un brano coraggioso, fuori dalle righe, fuori dagli standard del festival. Non mi aspetto nulla a livello di posizionamento in classifica, ma mi aspetto tanto dopo, perché secondo me è un brano che farà parlare. Sugli Ex Otago? Ex Otago è una band con cui io collaboro da un po' di anni, con Maurizio Carucci che è il leader. Ho scritto dei brani per altri, per esempio per Mengoni, un brano bellissimo che si intitola Everest. Ho fatto in veste di Dardas il mio progetto solista un rework di un brano degli Ex Otago che è Cinghiali Incazzati, mi hanno ospitato spesso in tour, siamo diventati amici e quindi mi hanno chiesto di dirigere l'orchestra e sono stato felicissimo. Ultimissima domanda, poi la lasceremo. Finisce l'era Baglioni al festival con l'edizione di quest'anno. Secondo lei la persona che potrebbe essere adatta per la nuova edizione? Cattelan, Alessandro Cattelan, forse è un po' giovane, ma in verità potrebbe essere una chiave. Sì. Perché più che lui, più, mai come, cioè lui è proprio agganciato davvero a quello che accade a livello musicale italiano. Potrebbe essere una cosa strana, però forse è ancora giovane, magari più là. Glielo auguro. Sì, intanto ringraziamo il maestro Faini. Grazie. Complimenti allora per tutto quello che riesce a fare per la musica sempre. Grazie davvero a voi, onorato. Chiesa, giovani e 'Ndrangheta. Ha parlato agli studenti del liceo scientifico di Cittanova il sacerdote Don Leonardo Manuli attraverso la presentazione del suo libro. Un tema scottante, Chiesa, giovani e 'Ndrangheta in Calabria, un sacerdote, Don Leonardo Manuli, autore del libro, e gli studenti del liceo scientifico Michele Guerrisi di Cittanova. Sono stati gli ingredienti dell'incontro che si è tenuto nell'aula magna dell'istituto cittannovese. Ragazzi attenti alla problematica hanno dialogato con il sacerdote confrontandosi su un argomento importante e centrale per una regione come la Calabria, piegata da questo male endemico. Il confronto è stato forte, vibrante, vivace, l'interesse degli studenti è stato visibile perché con mano toccano quotidianamente questa questione ancora insoluta. Non da meno sono state le domande rivolte al prelato dai ragazzi del Guerrisi di Cittanova, domande pertinenti e anche provocatorie che hanno vivacizzato l'incontro e sviscerato l'argomento. Per Don Manuli solo la cultura della legalità e la conoscenza rispetto a questo problema può aiutare il territorio, in particolare quello della Piana di Gioia Tauro, ed emanciparsi dalla 'Ndrangheta. E ai giovani lancio un messaggio di speranza, di non rassegnarsi ma di lottare. Per me oggi è stata una bella esperienza condividere questa giornata con i giovani e trattare del mio primo lavoro su Chiesa Giovane 'Ndrangheta in Calabria, e mi ha fatto capire che ancora ci sono dei tabù, cioè del silenzio. E una cosa mi dispiace, quando vedo nei giovani rassegnazione, paura, però sono stati sinceri, limpidi, nonostante avevano davanti una figura tra virgolette istituzionale, e questo mi edifica, perché vuol dire che loro sono più aperti, non si bloccano davanti ad alcuni argomenti. E siamo all'agenda, al cinema Teatro Nuovo di Siderno, Remy, con proiezioni alle ore 16:18, e L'Esorcismo di Anna Grace, proiezioni alle ore 20:22. Cine Vittoria invece, Sala Blu di Locri, 10 giorni senza mamma, proiezioni alle ore 18:20 e 22. Sempre Cinema Vittoria, ma Sala Rossa, Dragon Trainer 3, Il Mondo Nascosto, proiezioni ore 18 e ore 20. Ricomincio da me invece alle ore 22. Venerdì 8 alle ore 19 presso l'Hotel President di Siderno si terrà l'evento finale del progetto Rotary a scuola, lotta all'obesità infantile. Sempre venerdì 8, in occasione della giornata di raccolta del farmaco, sarà possibile donare un farmaco presso la farmacia Squillace di Roccella Ionica. E ancora venerdì 8 ore 18 la presentazione del libro Il silenzio di pietra della scrittrice Marisa Provenzano presso lo spazio culturale MAG La Ladra
di libri. Sempre venerdì 8 a Caulogna, presso Piazza Bottari, dalle ore 9.30 alle 13, la distribuzione di vestiario e giocattoli gratuiti, un'iniziativa organizzata da Recosol. Sabato 9 alle ore 21, presso il Teatro di Gioiosa Ionica, andrà in scena Amici, Amori e Amanti di Florian Zeller. Martedì 12 febbraio a Caulogna Marina, presso l'Auditorium Angelo Frammartino, alle ore 21, lo spettacolo teatrale Generazione Disagio, dopodiché Stasera mi butto. E ora andiamo a guardare insieme le prime pagine dei quotidiani calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo da Gazzetta, che apre con questo titolo: Gioia Tauro, task force per il porto sotto i riflettori, sviluppo dell'area e prospettiva occupazionale. Authority, sindacati e gestori del terminal convocati in prefettura a Reggio Calabria. La fotonotizia di centropagina ci porta subito a parlare di politica, di elezioni amministrative di primavera. Le elezioni amministrative del 26 maggio nella zona tirrenica, candidatura a sindaco, ecco i primi nomi, si voterà in diversi comuni della Piana. Tre notizie per quanto riguarda i titoli sottotestati: la prima riguarda Reggio, acqua, città a secco, chiesto il taglio delle bollette, lavori per il ripristino della rete. E poi ancora, giallo sui lavori di riqualificazione delle strade, qui via San Francesco da Paola, Reggio Calabria. Monasterace, per quanto riguarda la giudiziaria, i fondi per la depurazione, la procura di Locri chiede il processo per l'ex ministra e sindaca Lanzetta, fissata l'udienza per i 13 indagati. Continuiamo con Spalla, gli occhielli di Reggio e provincia, imprese. Nel 2018 il saldo è positivo, l'exploit al femminile, sono questi i dati della Camera di Commercio sul tessuto economico reggino. A Gioia Tauro, Trunfio racconta come Michele Zito scampò alla morte, processo spazio di libertà, testimonia il pentito del clan Piromalli. Locri, processo confine 2, chiesto l'ergastolo per Giuseppe Ruga, per il PM Calamita e il mandante dell'omicidio del fratello Andrea. Chiudiamo con il quotidiano che riserva questa apertura, vedete, delitto Fiorillo, incastrati dal GPS, restano ancora un mistero, mandante movente, tra le piste anche quella della pedofilia. Altri due arresti per l'assassinio dell'uomo di Piscopio avvenuto nel 2015, tirati in ballo dal giovane preso a marzo. Tentacoli sui comuni, il TAR respinge il ricorso Isola, scioglimento confermato, legami tra la Chiesa e la mafia. Poi si parla di trasporti, la Filti Gigel contro il governo, Sud tradito, diario della memoria come ogni giovedì, Giuseppina 3 anni uccisa dai proiettili destinati al padre. Poi c'è il caso Savino, elettrosensibile eremita del progresso, qui Savino, Tampanella in foto. Villa Aurora, Reggio, allarme dei sindacati, varato organigramma con variazioni di orari e mansioni senza confronto, chiesta l'apertura di un tavolo per discutere delle prospettive del personale. Ad Amantea muore mentre va a fare la spesa, grave la moglie, violento impatto tra un'auto e un tir. Non ci sono altre notizie importanti, ci fermiamo qui con quelle che erano le notizie di prima pagina nella nostra edicola digitale. Restituiamo la linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Uno sguardo al meteo. C'è lo sgombro di nuvole, come vedete dalla nostra cartina, per una giornata che si preannuncia all'insegna del bel tempo dopo le piogge e l'allerta meteo dei giorni scorsi. Oggi giornata dunque dedicata al sole sia in Calabria, nella Ionica che nella Tirrenica. Le temperature sono in risalita. Grazie per averci seguiti. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguiti. Riepilogo. Fondi per il sistema fognario di Monasterace, chiesto il processo anche per l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta. Le Fiamme Gialle si riorganizzano, istituite 4 nuove compagnie nella provincia di Reggio Calabria. Arrivano i dati della Camera di Commercio per le imprese della città metropolitana di Reggio Calabria, il saldo 2018 è positivo.
Processo Confine 2, il PM chiede l'ergastolo per Ruga, ordinò l'omicidio del fratello. Calabria Sud, al centro la sanità calabrese e le sue criticità, e intanto all'ospedale di Locri arrivano le Iene. Telemia a Sanremo, seconda serata più fluida, grandi applausi per Pippo Baudo, Mannoia, Mengoni e Cocciante incantano il pubblico.